Bella a tutti ragazzi, con Link che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Infatti ragazzi, oggi siamo qui su Twitter, ma per vedere delle novità. Novità trapelate dai leaks e in generale comunque dai file di gioco. Andremo a parlare di una novità che riguarda le orde. Infatti ragazzi, se possiamo già vedere da questo tweet di Archer è uno dei leaker più grandi di Salva il Mondo, i più importanti, perché dice le cose come stanno e le dice direttamente tramite Twitter di qualsiasi leak che gli arriva sotto mano, qualsiasi cosa che si trova nei file di gioco. Ovviamente ci sono altre persone come lui che gli stanno dietro e che vanno a trovare qualsiasi informazione utile per noi giocatori di Salva il Mondo. Mi raccomando raga, 50 like a questo video ed entrate ogni sera in live su Twitch al nome RigTTV, mi raccomando, per giocare insieme a me su Salva il Mondo e per divertirci anche a giocare a battaglie reali. Non si sa mai che faccio delle partite con i bot e potete entrare anche voi. Quindi ragazzi, andiamo a vedere subito che cosa dice questo tweet, per vedere un po' di che cosa stiamo parlando. Qui ragazzi dice, con la traduzione: in una prima versione della 24, quindi la stagione in cui siamo adesso, nella directory di Legend si trovava una cartella denominata STV World. Quindi ragazzi, nella prima versione della 24 c'era questa cartella, o c'è tuttora. In quella cartella c'è un mucchio, quindi c'è tuttora un mucchio di file relativi a Orde Mod V23, quindi una versione delle Orde, però versione 3, che è qualcosa di completamente nuovo. V1, ragazzi attenzione, leggete bene, V1 è CTH. CTH che cos'è? È Challenge the Horde. V2 è Hit the Road. V3 è una novità. Quindi ragazzi, se abbiamo avuto tuttora Hit the Road e abbiamo avuto Challenge the Horde i primi anni tra il 2018 e il 2019 e Hit the Road da subito dopo, fino ad ora, V3 sarà qualcosa di nuovo e partirà direttamente ad aprile. Infatti, o meglio ad aprile, questo non è detto, perché ad aprile arrivano i dungeon, quindi è una cosa che arriverà dopo, quando di solito arrivano le Hit the Road, quindi a quando arriva Mettiti in Marcia. Questa cosa però fa in modo che Hit the Road se ne vada, o in qualche modo, e anche come Challenge the Horde ha fatto, anche Hit the Road se ne andrà via, rimanendo per un po' di tempo la V3, che non si sa ancora che cos'è. Fatto sta che all'interno dei file c'è questa scheda, come abbiamo letto prima, che si chiama STV-Horde, cosa che speriamo in bene porti qualcosa di innovativo, oltre alla modalità in prima persona, che è la Varg, che è già stata leakata un bel po' di tempo fa. Poco tempo fa, parliamo di 14 ore fa, hanno leakato nuove orde in generale, una nuova tipologia di missione come Hit the Road e come Challenge the Horde. Quindi preparatevi a un nuovo evento durante l'estate al posto di Hit the Road, forse, perché io ve la sto raccontando così. Ma in generale, vedendo queste cose scritte, quindi la V1 era Challenge the Horde, la V2 è Hit the Road, la V3 che cosa sarà? Sarà sicuramente qualcosa di diverso, ma per metterla la V3 dovranno togliere la V2, la V2 è Hit the Road. Se andiamo a cercare su internet Hit the Road, vi ricordate sicuramente di cosa stiamo parlando. Eccolo qui, eccoci qui. Hit the Road equivale a questo qui. Ebbene sì, stiamo parlando del furgone che comunque in generale va trasportato fino a un certo punto, dove poi bisogna difenderlo del tutto. Purtroppo ragazzi, questa qua era la mappa. In generale Hit the Road ha avuto soltanto una volta, quindi la volta che è uscita, gli standardi ottenibili, che erano due. Uno per aver fatto fare al furgone tutto il giro completo e anche la fine senza aver neanche subito un danno a qualsiasi livello di missione, e l'altro se era la missione massima, quindi 140, senza danno, roba veramente difficile. E andiamo a vedere che lo standard era questo. Questo qua era quello basico e questo quello avanzato. Questo qui era lo standard delle 140, o meglio 128, adesso non mi ricordo esattamente la potenza esatta. Fatto sta che avete capito, una roba impressionante. Sì, le 140 questo ragazzi, e questo qualsiasi potenza, basta che non prendeva danno. Quindi ragazzi, avremo una V3, una versione numero 3 di questa tipologia di missione, quindi preparatevi a una novità. Per chi non si ricorda cos'è Challenge the Horde, vi faccio un po' schiarire le idee. Io l'ho giocata una volta sola, è uscita due volte in totale, e questi eroi erano gli eroi avvoltoio, con le armi avvoltoio e con l'evento praticamente avvoltoio. Si può vedere da questa immagine, un po' non troppo chiara, non è neanche troppo grande, che praticamente c'erano ben quattro basi difensive da difendere.
ondate e ondate di mostri che arrivavano. Quindi praticamente, sì, sto cane di merda, baia, mo l'ammazzo. Praticamente era proprio un coso con un blab. C'era questo dispositivo da attivare. E poi subito dopo... E basta! E subito dopo cosa bisognava fare? Difenderlo, ok? Andare a difenderlo. Non solo questo, ma anche quello dei vostri amici, e cercare di fare tutte le ondate. A fine missione, che durava veramente tanto, oltre che i mostri salivano sempre di potenza comunque in generale, anche le ricompense salivano, con un bel totale di 5.000 biglietti evento che vi davano. Era una roba super, ragazzi. E in giro per il web trovavate, e trovate tuttora, i video dove sì, ecco, si potevano fare delle basi buone per iniziare a fare le orde. C'erano anche degli stendardi, e parliamo degli stendardi del Sopravvivi alla Tempesta. Erano stendardi che ti davano durante quel periodo. Infatti guardate, Road Trip Challenge The Orde. Io adesso sotto mano ho alcuni di questi stendardi, tipo l'arco ce l'ho, il serpente ce l'ho, il cappello ce l'ho, e anche in questo caso la lanterna. Lo scorpione purtroppo non sono riuscito a prenderlo, però altri tipo il cactus ce l'ho, questo qui con il... questo qua ce l'ho, cioè alcuni di questi ce li abbiamo, e come, e sono veramente carini. Quelli delle orde ovviamente ce li ho tutti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia, diciamo, un po' riacceso l'animo verso Salva il Mondo, avendovi parlato di un qualcosa che arriverà presto. Parliamo di cose che sono all'interno dei file di gioco, e quando ci sono i file di gioco... Ma è assurdo oggi. Basta, dio porco! E quando sono all'interno dei file di gioco è 100% che usciranno, o meglio, c'è quell'1% che a volte non fa uscire le cose, però tranquilli ragazzi. Per questo raga vi ringrazio, ci vediamo stasera in live su Twitch come al solito per giocare a Salva il Mondo, e mi raccomando non mancate per altri contenuti, domani nuovo video alle 7 di mattina. E niente, qui da righe tutto, bella raga, e grazie della visione.